Si stavano separando, abitavano già in case diverse, ma lui non riusciva ad accettare la cosa. È il triste movente di un ennesimo e atroce femminicidio, un sanguinoso capitolo che sembra non conoscere fine. Questa volta il triste elenco si è allungato con il nome di un'altra donna, che ha pagato un prezzo altissimo per il suo desiderio di porre fine al passato, di conquistare la libertà e di progettare un nuovo futuro. Esther Palmieri, originaria di Cavallese nei Monti del Trentino, avrebbe compiuto 38 anni a maggio. È stata brutalmente accoltellata in casa dal suo compagno Igor Moser dopo che aveva deciso di porre fine alla loro lunga relazione. Un singolo fendente al collo, ma letale. Il taglio, inferto con un coltello da caccia, ha reciso nettamente la giugulare. La giovane donna è espirata poco dopo, dissanguata, senza avere il tempo di reagire. Forse non si è nemmeno resa conto delle terribili intenzioni del compagno, poiché dalle prime indagini è emerso che è stata colta di sorpresa alle spalle, come se il suo assassino l'avesse avvolta in un abbraccio, l'ultimo, fatale. Ma in questa terribile storia, la povera Esther non è l'unica vittima. La donna era madre di 3 figli piccoli, rispettivamente di 10, 8 e 6 anni. 3 anime innocenti che ora dovranno crescere senza madre e anche senza padre. L'uomo, infatti, dopo l'insensato gesto, ha compiuto un altro atto folle. Si è impiccato alla trave del sottotetto con una corda. È morto anche lui, lasciando 3 bambini orfani. Un epilogo terribile e inaspettato. A Montalbiano, frazione di Val Floriana, dove si è verificato tutto, la gente è incredula e sconcertata. Le voci che indicavano una situazione difficile tra Esther Palmieri e il suo compagno circolavano da un po'. Ma nessuno in questo minuscolo paese innevato poteva immaginare un epilogo del genere. La coppia stava attraversando un periodo complicato, ma non erano mai stati segnalati litigi violenti, né erano state presentate denunce. Sembra che Esther si fosse rivolta a un avvocato per l'affidamento dei figli. Inoltre la sorella ha rivelato di averla messa in guardia. Le intuizioni di Bruna Palmieri non erano superficiali. La decisione di separarsi da Igor non era un capriccio recente, ma risaliva a qualche mese prima. Tuttavia, la vera separazione avvenne solo dopo le festività natalizie. Igor aveva trascorso il Natale con l'ex compagna e i loro figli, per poi fare le valigie e trasferirsi in uno chalet di proprietà della sua famiglia a Castello Molina di Fiemme, vicino alla sorella. Inizialmente sembrava un rifugio tranquillo, almeno fino a giovedì 11 gennaio, quando intorno alle 14:30 il corpo di Igor Moser fu scoperto. Era appeso a una trave di legno, con un lungo coltello dalla lama affilata e lunga 22 cm, insanguinato. I soccorritori, allertati dalla sorella e da un amico con cui Igor aveva un appuntamento ma non si era presentato, si trovarono di fronte a una scena terribile. Circa alla stessa ora, a Val Floriana, Bruna Palmieri, la madre di Esther, scopriva il corpo senza vita della figlia. In una terribile disperazione, con voce fioca e il cuore spezzato, Bruna ha chiamato i soccorsi, poi si è ritirata nel suo silenzio, immersa in un dolore immane. In poche ore gli investigatori hanno assemblato i vari dettagli, costruendo il mosaico dell'orrore. L'assassino si è presentato alla casa dell'ex compagna verso le 9 del mattino, probabilmente con l'intenzione premeditata di ucciderla e di compiere il gesto estremo. Meno di mezz'ora dopo, era già nel suo chalet per mettere in atto la seconda parte del suo macabro piano. Per fortuna i 3 figli della coppia erano a scuola e per il momento sono stati affidati a uno zio. Spetterà a lui e agli altri familiari, con l'ausilio degli psicologi, spiegare loro cosa è accaduto. I carabinieri di Trento e Cavallese continueranno l'indagine per consolidare le prove raccolte e perseguire i loro sospetti, che il movente di Moser, operaio e boscaiolo, sia da ricercare nella decisione della compagna di lasciarlo. Questa duplice tragedia ha scosso l'intera valle. Esther, una donna dal dolce sorriso, era molto conosciuta nella zona. La si incontrava frequentemente in giro con i suoi adorati bambini. La mattina dell'omicidio, alle 8, la vicina l'aveva vista uscire per fare una passeggiata con il cane. Esther aveva aperto da poco più di un anno uno studio olistico, dedicandosi con passione alle discipline naturali.
I suoi figli erano la sua ragione di vita. Un'esistenza stroncata da un amore finito. Un copione tragico, già visto migliaia di volte.